galata su galatico, galata su ricco, mondo forte, sono ro, galata su distipendio, inventi, sono ro, galata su mondo forte, galattica mia, galata su tizio amici, galattica, galattica mia, galattici amici, ma soprattutto galattica mia, che sono il vostro tempo, distipendio, inventi, mondo forte. Benvenuti nel mio mondo Forza. Oggi parleremo di una delle case, secondo me, più sottovalutate. Uno dei clan che spesso e volentieri viene considerato come quello dei bruti, dei colossi che entrano in corpo a corpo a picchiare e non sanno fare nient'altro. Parliamo dei Goliath, della House of Chains. In verità, la storia e la lore dietro a questo clan è molto bella e molto complessa, per cui seguitemi e andiamo a conoscere insieme la storia dei Goliath. I Goliath partono come una razza schiava. Questo è un elemento che poche persone conoscono. Il clan è uno dei più giovani. Necromunda, da quello che vi ho spiegato negli scorsi video, non è un mondo forgia perfetto. Anzi, è uno forse, nonostante sia uno di quelli che fa più successo rispetto ad altri, è uno di quelli che ha più difficoltà sia interne per quanto riguarda la politica, sia proprio per quanto riguarda il pianeta in se stesso. Il pianeta ha finito le risorse. I manufacturing sono spesso e volentieri abbandonati e distrutti. L'unico modo per far funzionare Necromunda è il lavoro delle persone, della popolazione all'interno di Necromunda, che però sono esseri umani, sono fragili e spesso e volentieri all'interno dei manufacturing abbandonati, radioattivi, pieni di risorse chimiche pericolose, possono morire anche facilmente. In un momento in cui la popolazione veniva sfruttata ancora più del solito per riuscire a coprire le tasse imperiali, durante la nascita e l'ascesa del culto della redenzione che vi ho raccontato all'intererno del video relativo ai Kodor. Se non l'avete visto, recuperatelo, perché anche quello è molto interessante e molto bello. La casa imperiale, Lord Helmar, sentiva di star perdendo potere. Con più persone che si rivolgevano all'imperatore e non vedevano più Lord Helmar come divinità diretta, come signore diretto, serviva un piano, serviva qualcosa per riuscire a alleviare la popolazione, ma nel contempo mantenere le quote delle tasse imperiali. Quindi Lord Helmar aveva bisogno di schiavi. Dicendocelo in parole povere, questo è quello di cui aveva bisogno. Dove trovare degli schiavi consenzienti? Bisogna crearli. Quindi chiese alle altre case, agli altri clan, di trovare una soluzione. Sappiamo che la casa imperiale Lord Helmar è uno dei più grandi scaricabarili all'interno del mondo di Warhammer 40.000, e questa è l'ennesima dimostrazione. Due case decisero di farsi avanti: la casa Esker e la casa Vansar. Entrambe avevano già provato a fare esperimenti di questo tipo. I Vansar, lo vedremo, sono molto in difficoltà e i loro corpi sono quasi distrutti dalla loro stessa tecnologia, quindi serviva un qualcosa che aiutasse nella creazione forse di nuovi corpi, mentre le Esker sono una casa principalmente femminile, perché proprio dal loro codice genetico gli uomini della casa Esker sono quasi inesistenti. Lavorando però insieme e mettendo le loro conoscenze in comune, appoggiati in toto dalla casa imperiale, forse avrebbero potuto avere una grande possibilità nella realizzazione del loro compito. Ovviamente le altre case non sono rimaste ferme a guardare, hanno provato a mettere i bastoni tra le ruote. Sappiamo che Necromunda funziona così. Tranne i Delac,
Stranamente, non sappiamo se per loro volere o per editto imperiale, non hanno provato, anzi molto probabilmente hanno facilitato le altre due case, che sono riuscite alla fine ad ottenere degli schiavi creati in laboratorio, i Goliath. Da dove viene il nome Goliath? Il nome Goliath è uno scherzo crudele inflitto da Lesker. Questo clan aveva già combattuto in verità contro dei Goliath. Goliath era una piccola casa di quando ancora il clan delle lame, il clan Esker, era ancora giovane, e si scontrarono molto. Erano molto simili apparentemente ai Goliath attuali, quindi grossi di statura, ma erano comunque dei nativi di Necromunda. Visto che il clan delle lame, le Esker, riuscirono a distruggerlo completamente, vedendo una somiglianza tra questi colossi creati in laboratorio e i loro antichi nemici, decisero di dare a questi schiavi lo stesso nome del clan che avevano distrutto, che avevano completamente soggiogato. Inizialmente l'esperimento fu un successo incredibile. I Goliath sono dei colossi che sono resistenti alla fatica, alle tossine, ai veleni, e nonostante le due case che li hanno creati cominciarono a litigare subito, Lord Elmar li sparse in tutta Necromunda grazie anche alla Gilda degli Schiavisti. Erano perfetti come lavoratori, abbastanza stupidi, molto forti, con una vita veramente bassa. Non potevano neanche lontanamente sognare di ribellarsi. Il problema è che la vita così bassa non permise ai Vansar di utilizzarli come donatori di organi, e il fatto che, essendo comunque sia creati in laboratorio, erano completamente sterili, a parte forse infime eccezioni, non aiutò il problema degli uomini all'interno del clan Esker. Le due case ovviamente pensarono che una sabotò l'altra e viceversa. Io comunque continuo a vederci lo zampino dei Delac, non sta scritto da nessuna parte, ma io ovviamente ce lo vedo. E questo portò pian piano a uno scioglimento dell'alleanza, dovuto anche alla morte prematura, ovviamente, di Lord Elmar. Questo permise di non vedere un problema nell'esperimento Goliath. Apparentemente i Goliath, generazione dopo generazione, stavano aumentando la loro intelligenza. Certo, chi se ne accorse pensò che non fosse un problema così grave. Quando una generazione diventa così intelligente, basta farla fuori, la successiva avrebbe resettato, non accorgendosi però, proprio per le lotte tra i due clan e il mancato controllo della casata imperiale, non si accorsero che i Goliath stavano sviluppando una cruda forma di linguaggio, per cui le generazioni erano in grado di passarsi informazioni. Questo linguaggio si evolse, i Goliath cominciarono a evolversi, a rendersi conto di essere una razza schiava, rendersi conto di qual era la loro posizione all'interno di Necromunda e ad avere voglia di cambiarla. La guerra tra i due clan fu forse la molla che creò i Goliath per come li conosciamo al giorno d'oggi, poiché i Vansar provarono di nascosto ad allungare la vita dei Goliath, mentre invece le Esker crearono le prime Goliath donne nel tentativo di creare dei Goliath non più sterili. Mano a mano che le generazioni di Goliath intelligenti si resero conto dei nuovi strumenti che i loro creatori gli stavano dando, iniziarono delle piccole guerre di resistenza,
iniziando dai territori che gli erano praticamente stati consegnati, le forge, tutti questi luoghi che non interessavano, cioè non potevano essere utilizzati da nessun altro, solo proprio dei Goliath per le loro capacità, diventarono loro. Ovviamente gli altri clan lottarono per impedire questa presa di posizione dei Goliath, ma la casa imperiale non intervenne. Il successore di Lord Helmar, una delle sue figlie, quindi la Lady Helmar dell'epoca, disse: tutti su Necromunda sono miei schiavi. Avere schiavi di schiavi a me non serve niente. Se i Goliath vogliono essere indipendenti, che provino il loro valore. Ovviamente devono continuare a mantenere gli standard di produzione. Questo fu possibile. I Goliath, proprio per le difficoltà, vennero forgiati da tutti questi ostacoli, quindi divennero forti, ancora più forti, ancora più intelligenti. E anche se le Esker provarono a non creare più delle nuove generazioni per provare a fermare tutto questo, ormai avevano già creato delle Goliath donne che riuscirono, diciamo, proprio a partorire i primi Goliath non nati in laboratorio. Ormai i Goliath erano praticamente indipendenti. Nonostante il tentativo, appunto, di varie case di fermare tutto questo, furono i Vansar a essere, diciamo, il tipping point, quindi la soluzione finale dei Goliath, perché vedendo una razza che poteva essere una loro alleata, quindi un nuovo clan inizialmente dalla loro parte, con cui fare dei nuovi contratti, dei nuovi affari, diedero ai Goliath tutta la tecnologia per potersi creare da soli, per poter continuare la creazione di nuovi Goliath in laboratorio, oltre alla possibilità di partorire dei più rari Goliath nati naturalmente. Questo fu decisivo. Ci vollero centinaia di anni, ma alla fine i Goliath furono liberi. Continuarono comunque a portare il nome House of Chains proprio per ricordarsi di essere nati schiavi e di essersi liberati. Quindi portano questo nome, la casa delle catene, con orgoglio. Quello che ancora non sapevano i Goliath dell'epoca fu che stavano scambiando una schiavitù per un'altra interna. Ovviamente i Goliath nati naturalmente erano più longevi e più intelligenti rispetto a quelli creati in laboratorio, e questo creò una gerarchia quasi naturale e immutabile, per cui in verità ora i Goliath sono schiavi di se stessi. I Goliath nati in laboratorio vengono spesso chiamati Alpha. Sono proprio la catena di comando naturale, i generali di questo clan, non tanto per meritocrazia, ma proprio perché sono meno limitati rispetto ai loro fratellastri nati in laboratorio. Quindi possiamo considerare tre tipologie di Goliath. Ci sono i Vatborn, ovvero i nati in provetta. Sono i Goliath, sì, sono stati migliorati rispetto alla creazione iniziale dei Vansar e delle Esker, però sostanzialmente sono quelli che fanno più fatica anche soltanto a sopravvivere. Hanno bisogno continuamente di stimolanti, hanno bisogno di tutte le sostanze chimiche possibili per allungare anche di poco la loro vita limitata. La loro intelligenza e la loro indipendenza è sicuramente minore rispetto ai loro fratelli nati, ovvero i Natborn, i Goliath che vengono partoriti dalle poche donne Goliath. Questi sono sicuramente più intelligenti, sono più indipendenti,
sono spesso e volentieri anche più violenti, proprio perché devono a tutti i costi farsi valere, devono stare al di sopra di tutti gli altri. Riescono a farlo grazie alla loro violenza, alla loro indipendenza, alla loro intelligenza superiore rispetto ai fratelli. C'è una terza tipologia di Goliath che sono gli Unborn, ovvero i non nati. So che è un nome particolare, ma sostanzialmente sono tutte quelle persone che vengono adottate all'interno del clan, potenziate dagli stessi stims, dagli stessi stimolanti chimici che vengono dati ai Goliath per diventare forti, resistenti. Occupano diversi tipi di posizione, forse sono gli unici che possono pensare di in qualche modo scalare la gerarchia. Un elemento particolare che mi ha fatto sorridere è che si dice che alcuni di questi Unborn siano entrati dopo che i Goliath si sono liberati grazie al fatto di essere i veri Goliath, ovvero quella casa ormai quasi completamente distrutta dalle Esker, ma di cui alcuni discendenti erano rimasti e quindi hanno deciso di unirsi a questa nuova casa proprio per vendetta verso di chi li ha distrutti. A capo di questo clan ci sono i tiranni, ovvero i più forti, i più intelligenti, i più violenti all'interno degli Alpha. Spesso e volentieri l'Over Tyrant, quindi il tiranno supremo, è una Goliath donna, proprio perché la prima Over Tyrant venne chiamata la Vat Mother, ovvero la madre in provetta, perché fu una delle prime donne Goliath a rendersi conto di quello che poteva fare e fu una delle ispirazioni per tutti i Goliath all'epoca sparsi nei vari formicai a liberarsi. Fu anche colei che strinse l'accordo con i Vansar, capendo che non era un accordo in tutto e per tutto a favore dei Goliath, perché probabilmente i Vansar lo stavano facendo per danneggiare le Esker, ma approfittandosene comunque e riuscendo a ricavare il più possibile per i Goliath. Quali sono le aree di influenza dei Goliath? Ovviamente le forge, visto che sono i migliori operai che Necromunda abbia mai avuto per quanto riguarda quest'area, mi venne lasciata direttamente dalla casa imperiale che, vedendo le quote altissime che riuscivano a produrre rispetto agli altri clan, gliele affidò, a tutta la parte di creazione, se non di commercio, perché questo sappiamo essere fatta dalla House of Iron, quindi sappiamo essere fatta da questo punto di vista da altre case che pensano, e alle gilde che pensano più al commercio. Loro riguardano la produzione di armature, di armi e di tutto quello che può essere, diciamo, considerato offensivo o da battaglia. Le altre due branche nell'economia dei Goliath sono particolari perché sono elementi chimici, sappiamo già, e poi lo tratteremo in uno dei prossimi video, che questo è più un elemento delle Esker, ma giustamente per sopravvivere devono poter fare qualcosa anche i Goliath stessi, e infine, ironicamente, il commercio degli schiavi. Una grossa fetta dell'economia dei Goliath è la tratta di schiavi, che per una casata nata essa stessa come schiava è veramente il colmo. Ma sappiamo che i Goliath hanno fatto di tutto per sopravvivere alla loro difficile vita e corta vita su Necromunda, per cui hanno fatto sostanzialmente il ragionamento che se qualcuno non merita di essere schiavo, deve guadagnarsi la propria libertà. Se qualcuno non è abbastanza forte da potersi guadagnare la libertà, allora è giusto che sia uno schiavo di chi invece ce l'ha fatta.
Come avete visto, la casata Goliath è molto più profonda dei colossi instancabili che ci si aspetta. La loro storia è una storia ironica, è una storia di liberazione e di autoschiavitù, che rende questo clan ancora più interessante da giocare, secondo me, sul tavolo. Quindi spero che anche questo video vi sia piaciuto e vi aspetto in futuro ancora nel mondo Forgia per il prossimo clan.